Se c'è sta uno che gli hanno rovinato la vita, sono proprio io, perché con sta storia e sta voce tutti sanno che faccio Verdone, invece è Verdone che fa me. Ah, ecco, Stefano Natale. Allora, io... è l'ispiratore, la tua musa. Io ho voluto portare l'ispiratore del, dei miei personaggi. Ecco. Tutti i soldi che ha guadagnato, a metà mi dovrebbe da me. I soldi che ha guadagnato, a metà, certo. Anche perché io so la storia di Stefano, e Stefano parla veramente così nella vita. Il fatto che la tua voce sia questa, ma la gente pensi che tu imiti Verdone, ti avrà creato qualche problema? Ma anche sempre creati, lavoro, guarda, ma so. Sempre creati. Pure quando andavo, per esempio, mi presentavo al lavoro, tutto serio, no? Io faccio il disegnatore, così è. Allora quello da un po' fa, vabbè mo basta scherzare, sta sempre a fare Verdone, ma pari Verdone, capito? È lavoro, non mi piace più sul serio. Racconta la dichiarazione d'amore. Con le donne, no, io volevo sapere. No, è successo che una volta io non uscivo con una, allora ho detto a Carlo, senti, ci parli te che è meglio, no? Sì. Allora lui ci ha parlato. Perché lui non ci riusciva, ha detto, mi dai una mano per piacere. Allora io ho alzato il telefono, cioè ho fatto una dichiarazione stupenda. Come è andata a finire? È andata a finire che sono andata all'appuntamento. Che il giorno dopo ci sei stato? Sono stato, sì. Perché ti avevo fatto una cosa stupenda. Sì. Ah, beh, come sai, come ha visto, dice, sei stupendo, ma che belle cose che mi hai detto. Beh, allora anche dei vantaggi. Sì, sì, anche dei vantaggi. Dei vantaggi. Quando lui ti aiuta con la voce. Ma anche quando abbiamo fatto un pezzetto di Bianco, Rosso e Verdone, che è la scena del quello con la nonna, che con le gambe, le gambe, le gambe. Sì, è una scena lunga.